Allora, ci troviamo a Cantù, in provincia di Como, per il progetto La Strada. Sono anni che la provincia di Como partecipa a iniziative del genere. Io sono Laura Peruzzo, referente provinciale dell'educazione stradale a Como. Abbiamo aderito fin da subito a questo progetto perché crediamo nella prevenzione e non nella repressione nell'educazione rivolta ai giovani. È presente l'Istituto Sant'Elia di Cantù con il liceo sportivo e con l'indirizzo geometri. Sicuramente avete visto che la piazza è ricca e piena di personaggi e di persone che ci aiutano a sostenere questa iniziativa. Abbiamo avuto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la Croce Rossa e associazioni di volontariato. Crediamo, come ho detto all'inizio, nella prevenzione e siamo sicure che la sinergia di tutti, dal mondo della scuola al mondo delle forze dell'ordine, se tutti quanti viaggiamo sulla stessa linea, possiamo fare molto. Non ci interessa la quantità, ci interessa la qualità. Anche solo 2, 3, 4, 6 ragazzi che vanno a casa e raccontano quello che hanno vissuto oggi, per noi è molto importante. Buongiorno professore, come è stata presa dai ragazzi, dagli studenti, questo tipo di iniziativa? Guarda, l'iniziativa viene presa ovviamente in modo molto serio perché fa parte del programma di scienze motorie di Sant'Elia, che ha appunto istituto geometri professionale, liceo sportivo, fa parte proprio del loro percorso di studi. E quindi questa giornata in piazza è la concretizzazione di un lavoro fatto nelle aule con i manichini e con tutta quella che è la cultura della sicurezza stradale. Per loro non è sicuramente una scusa per perdere una mattinata di lezione a scuola. Sì, anche perché fa parte anche delle loro valutazioni. Quindi questa giornata, che è un po' la conclusione, molto gradevole, con una bella giornata in piazza, sicuramente è un momento ricreativo, ma un momento ricreativo ricco di contenuti, perché avere il contatto con le forze di polizia, con la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco e vedere come operano, sicuramente è vedere in concreto quello che poi vivono sulle strade quando sono loro i primi attori sul ciclomotore.